Benvenuti al nostro consueto appuntamento di TG Appula News. Accordo ormai in arrivo tra il comune di Toritto e i mercatari, ovvero le associazioni sindacali che si occupano di tutelare i diritti degli ambulanti nei mercati settimanali. C'è stato proprio questo pomeriggio un incontro tra l'amministrazione guidata da Gianni Fasano per poter raggiungere un punto d'intesa per il trasferimento del mercato dalla periferia in centro. Vediamo il servizio. Ci troviamo nel comune di Toritto, provincia di Bari, dove l'amministrazione comunale insieme ai sindacati rappresentanti dei mercatori stanno affrontando il tema di dove ubicare il mercato, un problema annoso e anche problematico presente in molti comuni. L'abbiamo visto ad Altamura alcuni mesi addietro, come a Grumo Appula. Adesso anche a Toritto si sta ponendo il problema, dove il mercato si svolge in una zona molto particolare, senza servizi igienici. Sindaco, si arriverà ad una soluzione del mercato di Toritto, il trasferimento da una zona periferica al centro del paese? Questa era una proposta che noi avevamo fatto, una promessa che noi avevamo fatto durante il periodo elettorale alla cittadinanza. E poi ci sono successi diversi episodi che ci hanno fatto ritardare. Diciamo che oggi, insieme ai commercianti, insieme agli ambulanti, noi prendiamo questo impegno formale, anche perché si va nella direzione di favorire la popolazione, soprattutto io penso agli anziani, alle donne, a chi deve trasportare il carico di acquisto verso casa. La situazione al centro del paese è la situazione migliore, sia perché favorisce, mettiamo gli ambulanti, gli esercenti in una situazione di decoro personale, perché ci sono i servizi igienici dei bar, i servizi igienici dei centri commerciali, diciamo che saranno meglio, e anche gli esercenti bar, anche i nostri negozianti avranno un ritorno, perché c'è un'affluenza maggiore quel giorno e quindi tutti gli esercenti posti fissi troveranno un vantaggio anche loro, perché l'affluenza del venerdì in piazza è senz'altro migliore, sia per quanto riguarda la popolazione sia per quanto riguarda i nostri commercianti. E metteremo anche gli ambulanti in una situazione di decoro personale, perché lì dove stanno, senza servizi igienici, senza un bar nelle vicinanze per un sorso d'acqua, credo che sia una posizione non felice e non auspicabile per chi deve svolgere il proprio lavoro. Allora, rappresentante dei mercatari, pare che abbiate raggiunto un accordo con l'amministrazione comunale per poter spostare il mercato in una zona dove abbiamo avuto modo di riprendere, poco piacevole sia per voi sia per i cittadini. Allora, diciamo che noi dobbiamo contemperare una serie di esigenze. Intanto abbiamo apprezzato tantissimo il fatto che il sindaco ci abbia convocati, recependo positivamente la nostra sollecitazione per un'idea comune, cioè riportare il mercato in un'area urbanizzata e nel centro urbano, per dare un miglior servizio ai consumatori, ma anche per dare possibilità economiche e anche di condizioni civili più vivibili agli operatori stessi, perché il mercato nell'area mercatale attuale soffre di problemi igienico-sanitari che sono sotto gli occhi di tutti, ha evidentemente una locazione periferica che non è accattivante, tanto è vero che nell'arco di pochissimi anni addirittura il numero degli operatori si è quasi dimezzato. Questo significa che rischiamo seriamente, se non interveniamo subito, di avere un mercato che va verso praticamente l'estinzione. Noi questo non ce lo possiamo permettere, invece vogliamo migliorarlo. Tra l'altro, la stessa operazione di riportare i mercati nell'area urbana la stiamo facendo a Ruvo di Puglia, con la disponibilità estrema del sindaco che ci ha già convocati. È già stato costituito un tavolo di concertazione per il commercio a Ruvo, quindi si sta lavorando a Ruvo. Ad Altamura sapete che i cittadini stessi hanno richiesto che il mercato possa restare nel centro in via Manzoni. Diciamo che c'è un ritorno culturale ad apprezzare il mercato nelle aree urbane, anche perché si è scoperto che quei paradisi che volevano essere identificati con gli ipermercati, a distanza di tanti anni, a distanza di 17 anni, non si sono rivelati dei paradisi, quindi adesso si sta tornando a tentare di valorizzare proprio l'attività mercatale. Chiaramente noi come associazioni
rappresentative, Casa Ambulante Italia, BAT Commercio 2010, CNA, un'impresa BAT, ACAB, quindi parliamo di associazioni realmente rappresentative degli operatori, stiamo dando e garantendo la massima collaborazione alle amministrazioni comunali, non stiamo chiedendo niente in cambio e questo le amministrazioni ce lo stanno riconoscendo, c'è un cambiamento culturale grandissimo anche nell'aspetto sindacale di rappresentanza delle categorie. Quindi possiamo dire che il mercato molto presto sarà vivo nel cuore del paese? È una volontà comune, lo vogliono gli amministratori, lo vogliono le associazioni, gli operatori e vi dirò, lo vogliono i consumatori e anche i cittadini. Una cosa importantissima, con l'amministrazione comunale di Toritto, anche con l'amministrazione di Toritto, abbiamo deciso di fare un percorso comune, che è un percorso di confronto democratico anche con il commerciante a posto fisso, con i residenti, in modo tale che la soluzione sia realmente condivisa e non si nulla di imposto dall'altro. Certo, ognuno facendo dei piccoli sacrifici, coscienti che però l'obiettivo da raggiungere è un obiettivo importante per tutti. Soddisfazione anche da parte sua, altro rappresentante sindacale dei mercatari. Qual è questa soddisfazione? Il Comune ovviamente è venuto incontro ad una soluzione come quella di trasferire appunto il mercato dalla periferia al centro del paese. Sì, certo, intanto noi ringraziamo sia l'assessore che il sindaco di Toritto perché per quello che abbiamo condiviso lui è d'accordo, comunque ci sono prospettive per cambiare il mercato e per portarlo al centro, questo non per noi commercianti che siamo anche operatori di tutto, ma anche per i cittadini, perché il mercato di Toritto in periferia, nel modo in cui si trova, in aperto... D'altronde senza servizi igienici, no? Da anni e da anni. Quello ci stavo arrivando, i servizi igienici non esistono proprio, la mattina passano anche i trattori, passano le macchine, cioè un mercato invivibile. Comunque noi ultimamente stiamo prospettando anche con gli altri comuni di portare i mercati al centro, ma questo non per noi, ma anche per far vivere i commercianti a posto fisso, che prima magari avevano l'idea di trasferirci fuori per non tenerci davanti, invece adesso ci vogliono perché noi possiamo, portiamo attrazione, cioè è un'area pedonale il mercato dove comunque la zia, la nonna si trovano, si parla e quindi ci socializza, e ecco perché vogliamo portare il mercato al centro, sempre se come dire, riusciamo a condividere tutto, visto che l'assessore e il sindaco sono abbastanza d'accordo, quindi noi ringraziamo di questo e speriamo che va tutto bene. Quindi è un traguardo raggiunto, no? In un certo senso. Di sì, speriamo che poi tutto vada per il meglio e ci auguriamo anche questo, anche per la città, perché gli ho detto, lo stiamo facendo con altre città, quindi speriamo che anche per Torino vada tutto bene, ci auguriamo anche di questo.